Oggi siamo ospiti del vivaio Davy Plant e parleremo di portennesti e la tecnica dell'innesto dell'anguria assieme a Gabriele Davy. Mi chiamo Gabriele Davy, sono responsabile della produzione, uno di tre soci. Il vivaio è nato 45 anni fa da papà Pietro, siamo oramai alla terza generazione. Produciamo giovani piantine orticole dalla A di anguria alla Z di zucchino, 200 milioni di piante, di cui 3 milioni di piante innestate. Stiamo parlando di innesto di anguria su zucca oleagenaria. Per fare questa operazione abbiamo bisogno di due semine ben distinte, anguria, zucca oleagenaria. Verranno tenute a temperature diverse e una volta trascorsi alcuni giorni viene eseguito l'innesto. Una volta eseguito viene messo in queste camere a umidità e temperatura e luce controllata per circa 6 giorni e poi verranno messe a dimora fino alla produzione finale. In questo momento stiamo parlando di style su Camel Force per la consegna 13ª settimana e l'operatrice la numero 18. Porta innesto per anguria. Ne abbiamo normalmente due tipologie, sulegenaria e in questo caso zucca. Anche qui, come per il nesto, è importantissimo che il seme sia di un'ottima percentuale di germinazione, che la levata sia uniforme e in particolare per la zucca è importante che la cavettatura sia molto lenta. In poche parole, il fusto si deve svuotare nel tempo maggiore possibile, in maniera da rimanere pieno. Le tecniche di innesto sono molteplici e possono differenziarsi per molti aspetti nelle procedure, ma hanno tutte uno scopo comune: unire tramite una saldatura, senza soluzione di continuità, due varietà. Il portennesto, che svilupperà l'apparato radicale, con il nesto, che svilupperà invece l'apparato aereo e i frutti. Il portennesto donerà alla pianta tutte le caratteristiche di vigoria e rusticità dell'apparato radicale e, ovviamente, tutte le resistenze alle malattie telluriche alla quale potrebbe andare incontro la pianta stessa, mentre il nesto sarà scelto in base alle caratteristiche merceologiche del frutto che si vorrà ottenere alla fine. L'innesto ha rappresentato una vera rivoluzione tecnica negli ultimi anni, offrendo molteplici vantaggi. La coltivazione in tutti i tipi di terreni infetti e stanchi, in serra e in pieno campo. L'utilizzo di varietà prive di resistenze ma con ottime caratteristiche commerciali, l'allungamento del periodo di raccolta mantenendo inalterate le caratteristiche dei frutti, l'aumento di produzione totale e, cosa più importante, maggiore sicurezza di raccolto, un leggero aumento delle pezzature da mezzo chilo a 2 kg a seconda delle varietà e delle condizioni ambientali, aumento della consistenza della polpa con effetto sulla qualità, sulla trasportabilità e per l'utilizzo per quarta gamma e fetta. Infine, la tecnica dell'innesto è perfettamente compatibile con le produzioni biologiche. Pasp Nunems è leader di mercato nella proposta varietale dei portennesti zucca, con le seguenti varietà. Macis è il portennesto lagenaria, che per le sue caratteristiche si adatta molto ai cicli precoci, caratterizzato da un'alta affidabilità e gestione facilitata a livello di vivaio. Camel Force, commercializzato in Italia con il nome commerciale 9075RT, è l'ibrido interspecifico di cucurbita maxima per mosciata. Si caratterizza per un'ampissima gamma di resistenze, un'alta produttività e a livello di vivaio una facilità di utilizzo e molto conveniente per la sua alta affinità di innesto. Conferisce alla pianta un apparato radicale forte e molto bilanciato. Dal punto di vista produttivo conferisce alla pianta un'alta resa potenziale e al frutto un aumento di qualità. Ercole, anch'esso ibrido interspecifico maxima per mosciata, conferisce alla pianta un apparato radicale ancor più vigoroso, ottenendo ottime performance nei terreni più poveri e stanchi. E si caratterizza inoltre per conferire alla pianta un'ottima tolleranza ai nematodi. BASF. We create chemistry.